In compagnia di Michael Di Stefano, prima della finalissima movida Montegranaro, partita sentita per voi, una delle tante finali di quest'anno e ovviamente puntate a riscattare la sconfitta della scorsa stagione. Puntiamo a riscattare la sconfitta della scorsa stagione. Siamo contenti che in finale ci siamo vita, che comunque è stata una squadra che abbiamo affrontato in Coppa Italia e purtroppo già eliminati nel doppio confronto, quindi un motivo in più per far bene. Arriviamo felici del risultato in semifinale con l'Orient Plastica, un po' la rivincita anche lo scorso anno, e speriamo comunque di divertirci e di portare a casa il trofeo di oggi, ma comunque di portare a casa anche, diciamo, le coppe finali che ci mancano per chiudere la stagione. Senti, tu grande fedele della Tech lo scorso anno, quest'anno doppia squadra, calcio a 5 e calcio a 7, quindi ti dai da fare, sei uno sportivo vero. Sì, io mi diverto, mi piace poter stare in compagnia, mi piace lo spirito, anzi faccio in bocca al lupo ai ragazzi della Gloana Cleos del calcio a 5 che stanno facendo anche loro i playoff, con i quali purtroppo non sono riuscito più andare a giocare. Sono contento però di stare qui con Granaro, dato che ormai sono tanti anni che ci dilettiamo all'interno del calcio amatoriale, del calcio a 7, e speriamo di portare a casa il trofeo, ce lo meritiamo, abbiamo davanti una squadra combattiva, ma sicuramente sarà una bella partita. Grazie allora a Michael Di Stefano e Montegranaro, in bocca al lupo per la finale e sentirci dopo il match. Crepi il lupo e grazie mille a tutti voi. In compagnia di Marco Mandorlini, Movida, prima della finalissima playoff, poi ti attenderà anche la finale di Coppa Italia, si può dire, indipendentemente poi dal risultato delle due finali, che sia stata una grande stagione per voi. Sì, dai, diciamo che è stata un'annata fantastica, con dei ragazzi sempre disponibili, un gruppo fantastico e diciamo che non è facile neanche sopportarmi in panchina. Anche in campo, però sono stati molto bravi, ascoltano, sono persone intelligenti, dai. Senti, io mi ricordo la tua prima intervista da Moretti dopo la prima partita in cui dicesti non sappiamo dove potremo arrivare, però sicuramente scendiamo in campo per vincere. Diciamo che è stata una profezia abbastanza avverata. Sì, dai, diciamo che bene o male, qualsiasi competizione ho svolto, la cattiveria agonistica, la voglia di vincere, io purtroppo la trasmetto perché ce n'ho abbastanza io. Quindi ci dovevamo un attimino calare su questo campionato nuovo. C'ho 5-6 ragazzi nuovi, che qualcuno giocava a calcio, qualcuno neanche giocava, quindi dovevamo anche conoscerli, però si sono integrati bene, stanno bene nel gruppo, sono molto umili, via. Senti, è il secondo anno dei campionati tech, sicuramente ci sono molte cose da migliorare, però vi siete divertiti. Sì, un campionato fantastico, dei ragazzi, anche delle squadre molto valide, tutti buoni giocatori, bene o male, campionato molto importante, ci si diverte, ci si trova in compagnia, nell'insieme è tutto molto splendido. Via. Senti, sfida al Montegranaro per la finale, in Coppa avete avuto la meglio anche abbastanza nettamente, quindi di buon auspicio, poi ovviamente le finali sono tutte diverse. Esatto, hai detto una cosa, che ogni finale è una partita nuova. Ci sono dei pro e dei contro, per me è come se non l'abbiamo mai affrontata, quindi è una partita nuova e ti dico la verità, conosco tutti ma non conosco nessuno perché so come gestire i ragazzi e loro mi conoscono bene. Grazie a Marco Mandorlini, ti lasciamo andare a scaldare e in bocca al lupo per la finale, a risentirci dopo la partita. Crepi il lupo, grazie. In compagnia del direttore di gara Roberto Del Rosso, prima della finalissima playoff, l'anno scorso hai arbitrato in coppia con Ioris, quest'anno scelta dello staff di arbitrare le finali da soli, gara importante, hai già avuto modo di arbitrarla in coppa, sicuramente sarà una sfida fino all'ultimo minuto incerta. Sicuramente sarà una bellissima partita tra le due squadre forse più forti del campionato, che hanno meritato di arrivare in finale. E in bocca al lupo a tutte e due le squadre e vinca il migliore. Senti, come detto già in precedenza con Mandorlini, sicuramente al secondo anno c'è ancora qualcosa da migliorare. Sarebbe strano il contrario, però ci sono le basi per un grande futuro tech. Sì, sicuramente ci sarà tanto da lavorare, tanto da migliorare, ma le basi sono solide. E ci aspetta un bel futuro. Futuro che, come recita il nostro roll up, dice: sei pronto alla sfida? La nostra è una sfida continua tutti i giorni. Sì, siamo pronti alla sfida, non abbiamo paura di niente, guardiamo al futuro con molta fiducia. Grazie a Roberto Del Rosso, in bocca al lupo per la finale e a Crepi dopo per lupo. il post partita.